chiedo di prendere posto, se è possibile passare una voce. Abbiamo questa sera il terzo ospite della rassegna Europe Now, nonché la prima donna, e quindi sicuramente un ospite gradito, e vi chiedo di accogliere con un applauso Barbara. Naturalmente i suoi film ne passeranno ancora molti, quindi vi consigliamo di vederli, a cominciare da questa sera alle 22:30, ma ne sono già passati alcuni, quindi se avete domande o qualsiasi cosa da chiederle relativamente al cinema, ovviamente lei vi ascolta, e quindi vi chiediamo di alzare la mano e prenotarvi per ogni domanda. Intanto lascio la parola a Caterina per la prima. Grazie Lorenzo. Ecco, vorrei proprio partire da alcuni film, alcuni cortometraggi degli esordi che ho visto nei giorni che sono visti, sono passati nei giorni precedenti, per esempio il cortometraggio d'esordio di Jars e anche The Fruit of Tomb, che è passato proprio l'altro giorno, in cui ci sono già delle tematiche che poi ho ritrovato anche in tutto il suo cinema. In questo caso, vabbè, in particolare il secondo cortometraggio che ho nominato racconta la storia di questa ragazzina che scopre la sessualità e la religione, ma al di là di quello che viene raccontato, diciamo che è il primo punto di vista femminile che vediamo nel suo cinema, è la prima figura di donna che incontriamo nel suo cinema. Direi che il cinema di Barbara Albert è caratterizzato da questo sguardo femminile sulle cose, da questi personaggi femminili che inizialmente sembrano fragili ma poi dimostrano tutta la loro tenacia. Quindi volevo che commentasse un po' questi personaggi femminili così interessanti che ci sono in tutti i suoi film. All my films, I have to go through all of them. I don't know, how do we do it with translation? You stop me when I'm too long, okay? Okay. Yeah, it's interesting. I was sometimes thinking about the passive and the active main character in my films, and I think this is something I wanted to change within my work. That in the very beginning, very often it was like The Fruit of the Womb, for instance. It's just a little girl that that watches things. She's just here, but not really actively. She's seeing, watching things. And later, also in Free Radical, for instance, it's the little Yvonne, the blonde girl, who is observing. Thank you. She's observing the world, and it's very interesting that when I worked on the Free Radicals, I worked with a dramaturg, with someone who worked with me on the script, and he asked me at a certain moment, who of all these characters is you? Who is you? And then I realized it's the little girl that observes everything. So I think the beginning of my filmmaking comes from this little girl. I was, obviously, also when I was young, I didn't talk a lot, and I was watching and observing. So but this is a very passive thing, and very often also the female characters are too passive, also maybe in cinema history. So then I realized later I want to make them stronger, whatever is strong, and I wanted to make them more active. So I think that this was like something like an inner fight between the little girl and me, and the need, also my need, to create active female characters. Nei film i protagonisti femminili hanno questa differenza appunto fra personaggi passivi e attivi, e anche un'evoluzione in questo senso. E vorrei cambiare questi personaggi femminili passivi. Infatti, alcuni protagonisti sono delle ragazzine che guardano il mondo passivamente, non sono attive, che osservano, ad esempio Yvonne in Free Radicals, del Calibre, e osserva il mondo, e penso che rappresenti un po' me stessa. Anch'io ho cominciato i film magari in questa maniera, e quando ero una ragazzina osservavo il mondo e non parlavo tanto.
poi però sono cresciuta e anche i miei personaggi crescono nel mondo del cinema, nei miei film. Vorrei che diventassero tutti più forti, più attivi, qualsiasi cosa forte voglia dire. Credo che sia anche una mia lotta, in me stessa, della ragazzina che è in me, che deve appunto diventare più attiva. And then characters came up like Nina in Nordland, for instance. Nina Paul, no, Jasmin, who is Nina Paul. She's for me a very very strong character. She's like a puppet. Whenever she falls down, she stands up again, like a stand-up doll. So she is always going on. And this was maybe the first very active female character I wrote. And also there's also one other motif I have in the films. It's probably the woman looking for something and also longing for something, but also looking for, like in the Dead of the Living, the main character, she wants to know, she's looking for something, and she's also walking and running to find out what happened in the past of her grandfather. So movement was also very important, and also these women who even run, like also the ending of Norman, Jasmin is running into the future, and also in the Leben and the Dead of the Living, the woman runs from the very beginning, she's running. So it has something to do also with movement, and the woman that goes on, goes on. Mentre il primo personaggio, direi, veramente attivo dei miei film è Jasmin in Northland, recitata da Nina Paul. È un po' come un pupazzo che cade, si rialza sempre e va sempre avanti e quindi è molto attiva. Un altro tema ricorrente per quanto riguarda le donne è la loro ricerca, il loro desiderio di qualcosa, come ad esempio la ricerca di Sita in The Dead of the Living del suo passato, del passato del nonno. Un altro tema poi è il movimento delle donne. Spesso ci sono donne che corrono, come in Levenden e Nordland, e che corrono e quindi vanno avanti. But maybe last answer concerning the female characters. I think I more and more I also want to write a film for a main character. I also once did, but the film was not produced because of the financial crisis in 2008. There was a main character, but then we didn't get money for it. But why am I saying this? Because I think it needs not only new female characters, but especially now, it needs also new male characters. And I see that also young men, they are also very different now, they change, and there is something really, something strong going on in society. So maybe I'm also more and more thinking of the male character now. Ho sempre avuto personaggi femminili, tranne una volta, infatti vorrei anche avere protagonisti maschili. Una volta ho realizzato un film con un protagonista maschile, però a causa della crisi finanziaria non è stato prodotto. Penso che ora sia necessario avere nuove donne, ma anche nuovi uomini. E credo che ci sia un vero cambiamento nei giovani uomini di oggi, nella nostra società. Un'altra domanda sempre sui temi che vengono affrontati nei tuoi film, in particolare abbiamo citato Nordran, Fallen e anche di Levenden, che sono film in cui ritorna anche un'altra questione che riguarda il destino e il caso anche, che ad un certo punto mette in connessione i personaggi e finisce per creare qualcosa di interessante all'interno delle storie che scrivi. Poi spesso scrivi anche le tue sceneggiature, quindi ti rivolgo anche questa domanda proprio perché spesso vedo che ritorna questa questione del destino ineluttabile che finisce per dominare poi la vita dei tuoi personaggi. Yeah, it's interesting. I have the feeling, I mean, I think I'm not the best person to analyze my own films, but I have the feeling that there are these two types of films, like the one are the more optimistic films, and the others the more pessimistic films.
And the more pessimistic film, like the Free Radicals, for instance, they are more, they talk more about destiny, as you say, and they are also more structured and more, like they are the darker films also. But I'm interested in both, like, and on one hand, in the more naive way, maybe, and also in hope, and in sense of this longing for something, what sense of desire is, thank you. And desire, like in Norton, you see all of these places looking into the sky. This is something which also you can see in other films, close ups of people who look out of the frame because they are longing for something, and then there's this strong desire. So this is also a motif of my films, but in Free Radicals, I go one step further, and this is of course very dark because in the end, I don't say it's hopeless, but I say at least you cannot trust that there is always hope. Credo di non essere la persona migliore per analizzare i miei film, ma penso di avere realizzato due tipi di film, film ottimisti e film pessimisti. Free Radicals è sicuramente uno dei film che parlano di più del destino e che sono anche tra i più strutturati e i più oscuri. Ma mi piace, e ho anche film più innocenti, ingenui, che parlano della ricerca della speranza. E Three Radicals, come dicevo, è uno dei film più oscuri, ma la fine non è disperata, la speranza non è persa, ma c'è comunque in effetti una certa sfiducia. And the ending is it's like walking on thin ice. You can always fall, you can always break, but maybe you stay. La fine è un po' come camminare su una lastra sottile di ghiaccio. Si potrebbe rompere, ma potrebbe anche non rompersi e quindi potremmo essere salvi. Mi rivolgo al pubblico, se qualcuno ha qualche domanda, il microfono aperto, ve lo ricordo. Nel frattempo... I just wanted to say, during the last few years, also when the world changed so much, I realized that I start to believe more and more that we have to create characters that give hope, but it's very, for me it's very difficult to write them because, as I said before, it's sometimes too naive for me because I love of course ambivalent characters, so I always want to show the other side, but still I think that I work right now also I work on very dark films, but I always, this is why I also did not write the new screenplay until now. Because I don't want to be too dark, because I want to be hope right now in Europe. Vorrei aggiungere che in questo mondo che ha subito molti cambiamenti, soprattutto negli ultimi anni, io credo che sia importante sempre di più creare personaggi che diano speranza. Cerco di farlo, ma trovo anche che sia difficile perché per me sarebbe un po' troppo ingenuo. I miei personaggi sono ambivalenti e voglio mostrare entrambi i loro lati. Ed è anche per questo che non penso che sarò io a scrivere la mia nuova sceneggiatura, perché potrebbe essere un po' troppo oscura e invece in questo momento ci vuole speranza per l'Europa. Un attimo ancora sulla questione di questi personaggi femminili di cui abbiamo parlato, che sono interpretati da attrici, da corpi che tornano nel tuo cinema. Hai citato Nina Prol, che ritroviamo in tanti film, e poi c'è Katrin Reise-Taritz, che ritorna in vari film, e anche Ursula Strauss, queste attrici che diventano quasi delle attrici felici, che riescono per ritrovarsi nei tuoi film e evolversi anche nei tuoi film, anche come donne. Passa del tempo tra un film e l'altro. Volevo chiederti come lavori con gli attori in generale, in particolare con queste attrici ricorrenti.
cinema is for me very physical. It's a very very physical medium, and I very much love the faces and the bodies of my actresses and actors, and I feel very close to them. And I think it has a lot to do with empathy. And also when I work with them on the set, and when I make rehearsals with them, I think it's interesting because it's also very intuitive and it's not so easy to explain. But I think it, and also you work with every actor and actress, you work different from each other. But for me, like Nina, for instance, in Nordrand, there was a certain moment when she said, "I don't know, my acting is so bad. I don't know what to do. I have no idea who am I? Who is Jasmine? I lost the contact to her." And then you just have to take her, and you know, you are Jasmine, and you push her a bit, and you say, you give her the feeling from the body. So very often, acting has to do with this, with feeling the character in your body. Also, with my new film, Mademoiselle Paradis, which is here tonight, Maria Dragos, she's also a very physical actress, but she needed some time to really understand the character she interpreted. She needed, like 6 to 8 months, where she started to be this person and to feel in her body. So I think it has to do with time. First of all, you need time for the actor. You talk about the characters, but then you rehearse with the characters, and also I think it is like a mirror. You're the mirror also on the set. You sometimes it's just that you talk with the actor, and suddenly you have the feeling you are the mirror of her, and you feel what she has to feel. You know, if I know that it's a sad scene, I get sad. And if it's funny, I get funny, or what? I mean, it is very much to do with being a mirror. So. Thank you. Thank you. Per me il cinema è qualcosa di molto fisico. Amo la faccia, il corpo dei miei attori, delle mie attrici. Sento una empatia e una vicinanza con loro. Durante il set, durante le prove, è molto importante l'aspetto intuitivo, è difficile talvolta spiegare cosa fare. Poi sicuramente è molto diverso lavorare con ogni attore, c'è un modo diverso di lavorare. Ad esempio con Nina in Northrend, in certi momenti durante le riprese sentiva di non recitare nel modo giusto, si chiedeva addirittura chi sono io, sono Jasmina, e quindi in certi momenti ho dovuto toccarla, scuoterla per farle sentire che nel suo corpo c'era il personaggio. E invece, per quanto riguarda l'ultimo film, Mademoiselle Paradis, l'attrice è anch'ella molto fisica, però ha bisogno di molto tempo per cominciare a sentire il personaggio e a essere veramente il personaggio. Circa 6-8 mesi ci sono voluti. E quindi è importante prendere il tempo di provare, il tempo di parlare e anche di specchiarsi negli occhi delle attrici per far loro sentire quello che sentiamo debbano sentire per rappresentare il personaggio. You asked also about the connection between these specific actresses, and for instance Falling I wrote just for them because I wanted to work with them. You know, you make a film with someone and you study the face, and you are not bored by the face because you still love it after you made a whole film with this actress. And then you think, who else could she be? What other character could she be? And then I started to write this Falling, for instance, for three actresses I really wanted to work with. And Birgit Minichmeier, I met actually during a casting for Tagata, the film which was already screened. This afternoon. And I couldn't work with her then because she was too young and too old. So she didn't fit to this character. And I needed to write something for her. And then I asked myself, because I'm very I'm very curious, and this is why I try to write a character who
which is new. For instance, Pia, which is always very extroverted. Yeah, okay, you know. And then I said, okay, then let's do the opposite. Let's see her very in close mood and very introverted. And so I play with, of course, I play with the actresses, but also with the characters, who they were already, who they could be. But Falling was also something like my last Austrian film, let's say. So Austrian in a way of, I still, also the film tonight is very Austrian, but it was, it has to do with a stage of the Austrian film where we were all playing with similar locations, also spaces, rooms, like the disco, the countryside. So there were some motifs again, some places that were important, and also some characters, also some actors, like Georg Friedrich, for instance. He was also, and he needed to be often Falling because he's so much the Austrian film for me. And so I put. So I wanted to put all these people that also stood for a specific Austrian film. So of course I wanted to put them all together in the film. So you can say, yeah, it is a written film, it's a fiction, but still it has to do with the life, really, because making films is living. So it's also a mix. You're right, yes. And Katrine Stavitz is also the screenwriter of the film we're going to see tonight. She started directing. La mia relazione con le attrici è molto importante e ho scritto Falling proprio per queste attrici, perché volevo lavorare più con loro, perché quando si fa un film si studiano le facce, si amano le facce degli attori e poi quindi si pensa magari a fare un altro film per loro. E quindi mi chiedevo chi avrebbero potuto interpretare, chi i personaggi sarebbero potuti diventare. E inizialmente volevo lavorare con queste due attrici, poi ad esempio volevo inserire un'altra attrice che avevo conosciuto al casting per Tagatà, ma era troppo giovane, se non sbaglio, allora, e mi ero detta vorrei scrivere un film adatto per lei. Sono anche molto curiosa e quindi voglio sempre creare nuovi personaggi, personaggi multivalenti, personaggi aperti, personaggi più introversi. E mi piace giocare con la personalità degli attori e dei personaggi e la loro evoluzione. Falling è anche l'ultimo film austriaco, nel senso che rappresenta uno stadio del cinema in cui e di film che hanno in comune, ad esempio, le stesse location, la discoteca o la campagna, e hanno in comune anche gli stessi attori, ad esempio l'attore Georg Friedrich. Volevo quindi mettere tutti questi elementi e questi attori insieme in un solo film, un film specificatamente austriaco. Inoltre è un film di finzione, ma rappresenta anche la vita, anche perché i film sono la vita, quindi è un insieme di tutte queste cose. Per quanto riguarda Katrin Resetaric, studia anche sceneggiatura ed è la sceneggiatrice del film che sarà proiettato stasera, Mademoiselle Paradis. Ecco, ho citato Mademoiselle Paradis e in questo film non sei più la sceneggiatrice e sei principalmente la regista. È un film diverso rispetto alla tua produzione, perché è un film innanzitutto in costume ambientato nel Settecento, ispirato a una storia vera. Di questa pianista cieca. Volevo chiederti appunto qualcosa su questo progetto, su perché è così, con un'ambientazione differente rispetto ai tuoi film, anche se ritornano sempre le tematiche che vediamo anche nella filmografia precedente. It's interesting, maybe it has to do with the fact that I moved out from Austria to Berlin, to Germany. I mean, Berlin is not really German for me, but okay, it's another story.
So I was far away from Vienna and from Austria, and then this very Austrian history came, because I read this novel. It came up in my life because I read this novel by Alissa Weiser, and it was so interesting for me to read about this this Austrian society in the 18th century and the structures and authorities and hierarchies, and it was so interesting because suddenly I had the feeling I understand better where I come from. And then I first wanted to write the screenplay, but at that time I was doing a lot other things. I worked on The Dead and the Living, but already wanted to do another film, and I worked at Film University in Babelsberg, and I had a little son, and so it was a lot. And so it was the first time that I was courageous enough to work with a screenwriter, because my producer asked me, forced me, because I didn't write and time was passing. And I have to say it was like a relief in a way, and also like a new freedom, having a screenplay written by someone else. Because I was just only the director. I was only directing, and I had the images were more important, and just my work as director had more space. Questo film è diverso perché è nato in un momento in cui mi sono io stessa trasferita dall'Austria alla Germania, o meglio Berlino. E quindi ho lasciato magari anche questo periodo di cinema tipicamente austriaco. E proprio in questo momento di spostamento, di cambiamento, ho letto la storia, il romanzo da cui è tratto Mademoiselle Paradis, che è una storia vera, ambientata nella società austriaca del Settecento. Questa società particolarmente strutturata, autoritaria e gerarchica mi ha molto colpito e questa storia mi ha permesso di capire meglio il paese delle mie origini. Volevo scrivere io inizialmente la sceneggiatura, però ero molto impegnata perché stavo lavorando su The Dead and the Living, sono mamma e sono anche insegnante a una scuola di cinema e quindi, spinta anche dai produttori perché il tempo passava, ho avuto il coraggio per la prima volta di avere un'altra persona che scrivesse la sceneggiatura. E poi ho scoperto che per me è stato un sollievo, una maggiore libertà, perché potevo concentrarmi sul mestiere della regista, sulle immagini, e lavorare appunto con più concentrazione e più spazio. E then what is interesting is also that Katharina Zgaris, she doesn't write in a very dramatic way, because she likes to create stories that are not, you know, the typical three-act film, but that use different and new ways of storytelling. And so it was more it was not like this, but it was like this. Yeah, that sure. And I said, okay, but let's put more emotions. And she really denied to write more emotional scenes. And then I realized, okay, this is very smart, because she puts in all the very, very smart dialogue, the also very smart, very little moments between people without dialogue, and now comes the director and tries to make this more emotional. So, okay, this is my job. So I could really feel feel more than before, maybe. This is exactly my job as a director, and also, of course, to create this whole universe, which was also, I have to admit, it was really a very, very intense and inspiring journey into this 18th century. È stato molto interessante lavorare con Katharina Zgaris. Perché il suo modo di scrivere è atipico, non scrive i soliti tre atti e crea un vero nuovo modo di narrare, con scene emozionanti, con dialoghi intelligenti e interessanti scene in cui non c'è il dialogo. E quindi io ho potuto cogliere appieno il mestiere di regista,
sentire tutto quello che lei trasmetteva con la sua sceneggiatura e creare il mondo e creare le emozioni. Per me è stato un vero e proprio viaggio anche nel XVIII secolo e in questo mondo diverso. C'è tempo per un'ultima domanda, quindi mi rivolgo al pubblico, se arriva dal pubblico altrimenti la faccio io, perché prima abbiamo parlato di fotografie che ha trovato di Jasmina Sbanic riguardante Bergamo Film Meeting, e io ho incontrato Jasmina Sbanic nei suoi film, un cortometraggio che peraltro è già passato per Bergamo Film Meeting, Samores, in cui viene intervistata proprio Jasmina, che è stata la protagonista di anni fa, io che ho fatto proprio quest'anno Barbara Albert. Quindi volevo chiedere questa sua connessione in generale con i Balcani, perché ritornano anche in Nordland, per esempio. E poi volevo che ci parlasse anche di questa casa di produzione, ha citato che questo film, Basel Paretti, finalmente ha potuto solo dirigere, perché lei è anche produttrice dei suoi film, ha fondato una casa di produzione Pop 99 con un'altra figura peraltro legata a Bergamo Film Meeting, che è Jessica Hausner. Quindi che volevo anche che approfondisse questo aspetto legato a Pop 99 e a questa figura di produttrice. First, I met Jasmina when I was in Sarajevo in 96, right after the war, and I went there because I wanted to. I was already writing Nordland. I started to write Nordland in 95, and I realized if I write about a Bosnian character, because, I mean, this was obvious. I wanted, of course, at that time there were so many Bosnian refugees in Austria, so it was obvious for me that I have to write about a character that comes from Bosnia and who is a refugee. And then I said, well, I realized that I don't know enough about the country and I don't know enough about these people and characters. So I had the possibility to go to Bosnia because Nikolaus Geierhalter made a documentary, what's it called? Okay, I find it out in 1 minute. The year after Dayton. Yeah. And Nikolaus Geierhalter was also a friend of mine. Austria is small. We haven't gone to each other somehow. And he said, okay, I will go to Bosnia. Why don't you come with me? And it was really naive because it was 3 months after peace and it was really still dangerous. But we all went down, Christina, my cinematographer, and Nikki and me and two other people, because I said, okay, if I make research about the Bosnian character, I shoot the documentary, and then it can be one of my films in university, because I still need this documentary, because everyone needed to make a documentary and a fiction film and an experimental film. Okay, so we put just the camera, and then in the year 95, we had a student festival in Vienna, where we wanted to invite students from Sarajevo Film School, but at the very moment we wanted to bring them and we wanted to show the films, the tunnel was closed. It was during the war, and they couldn't come. And so after war, we said, okay, we have to bring them now books and DVDs, because we all prepared some presents when they should have come in 95. And we wanted to exchange. We were very curious because we were only writing them. I think we talked on the phone sometimes with them. So we went down to Sarajevo and we just drove to film school. We didn't know anyone there. And we went into film school and the first person we met was Jasmina. And we knew Jasmina only by talking once on the phone half a year ago. And she immediately invited us to stay in her apartment with her mother and brother. And so it was again very obvious that she must be one character of my films. And then we stayed there for 2-3 weeks and got to know all the family. And really, I must say it was for me very, very intense and impressive to be there. Also like a war tourist. I think it was, I after this experience, I thought I will never do a documentary in war again. And about war, because it was so much, you think so much about exploitation when you were there. But Christina and Jasmina got very close and friends. And from that time on, Christina was Jasmina's cinematographer. And I promised Jasmina in these days, as it was so
emotional and intense. I said, you know what? When you make your first feature film, I will have something to do with it. And yeah, we will see, but I promise I will be there. And then, okay, maybe you want to. Ho conosciuto Yasmina Sarajevo nel 96, poco dopo la fine della guerra. Nel 95, infatti, stavamo girando Northland e mi ero detta che dovevo conoscere meglio la situazione della Bosnia per poter parlare, per poter avere dei personaggi bosniaci nel mio film. E non conoscevo abbastanza appunto del paese, dei personaggi. E per me quindi era normale andare sul posto. L'occasione si è presentata quando il mio amico e documentarista Nicolas Gajera mi ha detto di andare con lui in Bosnia, dove avremmo potuto girare un documentario. Era un'iniziativa abbastanza ingenua perché la pace era stata conclusa solo qualche mese prima. Ma ero con Cristina, con Nicolas e con alcune altre persone e abbiamo deciso di approfittare per girare un documentario per l'università, perché ancora ero nel periodo in cui dovevo fare dei progetti per l'università. Nel 95 avevamo deciso inoltre di fare uno scambio con degli studenti di cinema di Sarajevo, ma poi non erano potuti venire. E quindi siamo rimasti in contatto per posta, per telefono, e abbiamo deciso che ci sarebbe dovuta essere un'altra occasione per avere questo scambio. Quando quindi siamo partiti, siamo andati direttamente alla scuola di cinema e subito abbiamo incontrato Yasmina, che avevamo sentito solo una volta per telefono. E lei ci ha invitato a casa, ci ha fatto conoscere la sua famiglia, ci ha fatto rimanere da lei e ho capito subito che doveva essere un personaggio del film. Questa esperienza è stata così intensa che mi sono detta che non sarei più voluta andare in un paese di guerra per girare un documentario, perché si pensa molto anche allo sfruttamento della situazione. Comunque Cristina e Yasmina sono diventate molto amici, hanno collaborato e io ho detto sin da subito che appena ci sarebbe stato un film io ci sarei stata. My colleagues from film school and I, we always missed producers in film school and we always helped each other with our films. And so it was logical that we also wanted to found a production company when we started to make long-metrage films, feature films. And in 1999 we found this production company, also together with Jessica Hausner and Antonin Svoboda and with the cinematographer Martin Schlacht, who is really good, great cinematographer. He did Free Radicals together with me, but also all films by Jessica and also a lot of other films, Austrian but also international films. And then we found this company, and when Jasmina then came with her first script, Grbavica, which so much also reminded me of some of the first time when I talked with Jasmina about war, I said, okay, we have to co-produce. So this is how we came together. I realized that we are all very connected, I think because we are a small film country, because I realized that the moment when I talk about Niki Geierheit, that his production company now produced my new film. And so it is, I think, even Michael Haneke was, and he was in our company, and we made dinner together, and he also said, it's interesting, you make similar films than me, but you like the people you talk about more than I like the people. You love them more than I love them. But this is interesting that we, I think there is a huge respect for each other. And still we do, in our minds, in our eyes, we do very different films from each other. It's like Michael Haneke makes all different films, but on the other hand, of course, somehow, probably, we are also influenced by him. And also Jessica, I would say, she makes different films than Michael Haneke, although they are all often put together, or also Uli Seidel.
I was, for instance, Free Radicals was very much compared to Bundestag by Ulrich Seidel, and I said, why? Come on, it's not possible, because he has a totally different view on the people. So this is interesting, because inside the country we are so diverse and we do so different films from each other, but if you make a step out and you look on Austria from outside, you probably see also the similarities and the and also maybe characters, also just your Haltung, your position, or how you see the world. Maybe we are more similar than we think. Martin Schlack ha lavorato per Free Radicals insieme a Jessica sia in Austria sia a livello internazionale e quindi abbiamo deciso di coprodurre. Siamo sicuramente tutti collegati, ci conosciamo perché è una piccola realtà quella dell'Austria e c'è un grande rispetto fra di noi, ma soprattutto fra di noi crediamo che i nostri film siano molto diversi, nonostante dall'esterno questi vengano spesso paragonati e quindi molto probabilmente da fuori si riescono di più a vedere le similitudini e i punti in comune dei cinema dei vari autori austriaci. Adesso non abbiamo proprio il tempo, purtroppo, dobbiamo salutare Barbara Albert, vi ricordo di non perdervi il suo film stasera alle 22:30 e domani ci sarà alle 11:30.